Perdanque d'amor ma vigna non laxerai, chi gioiesce a non mantegna tan convivrai. Pensi in sui tentales mai, non sai quende vigna, casi d'uomo. Cristoforo sul Naviglio è l'ultima visita guidata che facciamo per Medioevo in libreria e non potevamo scegliere meglio in questo bellissimo ambiente primaverile. Cioè abbiamo anche il Naviglio che ci scorre accanto. San Cristoforo sul Naviglio. Allora, le origini, vorrei cominciare con le origini. Non saprei rispondervi perché qualsiasi ricerca che potreste fare vi direbbe che San Cristoforo è una scelta mirata come intitolazione, perché pare, ripeto, pare, nell'epoca romana qui sorgeva un tempio pagano. Si sa che i cristiani sostituiscono ciò che hanno ereditato con qualcosa di loro. A chi poteva essere dedicato questo tempio? Si suppone al dio Ercole. Perché? Il parallelo, e ve lo racconterò anche più tardi a proposito di San Cristoforo, è San Cristoforo è un santo onorato il 25 luglio, non più onorato dopo la riforma di Paolo VI nel 1969 come santo del giorno, ma comunque onorato il 25 luglio, ribadisco. È un santo forte, è un santo quasi addirittura potremmo dire mitico, perché è il famoso traghettatore di Gesù Bambino da una riva all'altra di un fiume impetuoso. Ed Ercole era per i pagani un simbolo di forza. Diciamo che per certi culti o per certe sistemazioni, certi compromessi tra religione cattolica, o cristiana meglio, e l'antico paganesimo per fare accettare determinati passaggi traumatici agli uomini da una fede all'altra, molto probabilmente questo poteva essere servito come punto di riferimento. Questa è una chiesa che a tutto vederla da questo lato è di una semplicità incredibile, perché è un'aula creata nel XIV secolo e affrescata successivamente. Come vi facevo presente prima, qua ci sono dei ponteggi, perché sono stati scoperti nuovi dipinti che noi riusciamo a vedere, non tutti perché chiaramente il Cristo bizantino è stato rimosso di nuovo, perché era un affresco strappato, ma era una cosa eccezionale che potete tranquillamente vederlo online, perché considerate che una traccia bizantina del XII secolo in una chiesa di Milano è cosa più unica che rara, in un tempo che l'arte bizantina veniva considerata già superata dopo le varie lezioni di Cimabue, di Giotto nell'arte italiana ed europea. Paradossalmente, ripeto, sono gli affreschi più recenti, sono degli affreschi abbastanza rovinati, e quelli che vedete alle mie spalle, però vedete la devozione del popolo verso determinati santi che qua sono molto rispettati e molto amati. Il Battista è comunque un santo che è molto ricorrente, la Maddalena è un santo molto ricorrente nella devozione popolare, perché sono dei santi comunque che sono stati vicini a Gesù Cristo, però rinunciando a qualcosa di loro, come tutti i santi, decisamente, però soprattutto pagando a tratti anche con la vita. Questo è il, diciamo, il
l'affresco che viene considerato più conservato. Se vedete l'altro, ormai si intravedono solo poche tracce. E come notate, la Cappella Ducale ha un'architettura diversa dall'aula che abbiamo appena frequentato. È di impostazione gotica ed è formata da due campate. Quella che vi spiego per adesso è la prima campata, dove adesso noi ci troviamo. Recentemente è stato restaurato questo affresco. L'affresco presenta questa curiosità, è uno dei primi affreschi, se non uno dei rari casi di affreschi, che nel primo 400 lombardo sono stati firmati da un pittore che è, credo che si chiami De Magistris di cognome, però la scritta sotto il trono della Vergine è comunque molto rovinata, è attestata ma rovinata. A seguito, appunto, la cosa è stata rotata dagli affreschi. È vero che c'è questo pittore che ancora non si stacca dalla tradizione del XIV secolo, dopo la venuta comunque anche a Milano di Giotto molti decenni prima. Però è anche vero che definire un solo pittore per questi affreschi è un errore. Non abbiamo prove in questo senso, ma la Madonna col bambino e con questo trono gotico assolutamente trecentesco è di questo pittore. Se notate, il San Cristoforo a destra, che è il patrono di questa chiesa, è il patrono dei Visconti, ribadisco, è un Sant'Antonio Abate a sinistra con i fedeli che, possiamo dire anche i committenti dell'affresco, che si inginocchiano, noterete che ci sono delle differenze fondamentali di stile. Questa è una cartolina d'epoca, dei primi del Novecento, dove mancano delle cose che ci sono oggi, ma è già più o meno come si può vedere oggi. Allora, la rotonda di San Gargano si trova nel comune di Chiusdino, in provincia di Siena. Chiusdino è il paese natale di San Gargano. E perché è così importante San Gargano? Almeno dal mio punto di vista, anche se poi in realtà non lo si conosce così a fondo. Innanzitutto per un fatto, è un santo laico. Un fenomeno che si va determinando tra la fine dell'undicesimo secolo e i primi decenni del dodicesimo secolo è quello dell'apparire di una serie di santi laici, esempi, San Ranieri di Pisa, Santa Bona di Pisa, Sant'Omobono di Cremona, San Gargano, figure che vengono dal mondo laico, cavalieri o artigiani, commercianti, borghesi comunque, che per una serie di motivi vengono santificati o beatificati, perché su Gargano c'è ancora una diatriba se è santo, se è beato, ancora non è del tutto chiara questa vicenda. Ma questo perché? Perché c'è un mutamento profondo a livello sociale e politico, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Fino a quel momento i santi sono quasi tutti religiosi. Sono vescovi, sono monaci, sono comunque provenienti dal mondo ecclesiastico. Il fenomeno dei santi laici dimostra come si stia evolvendo la società, come per tutta una serie di ragioni, dall'incremento demografico alla ripresa dei commerci, alla vivacità economica delle città italiane, la Chiesa, che da sempre è sensibile ai fenomeni sociali, intuisce che è giunta l'ora di cambiare anche su questo fronte. Quindi prima cosa, è un santo laico.
Seconda cosa importante è con San Gargano noi abbiamo, secondo André Boucher, il primo processo di canonizzazione di cui c'è giunta testimonianza. Il processo di canonizzazione voluto da Papa Alessandro III si svolge nel 1185. Noi abbiamo una trascrizione cinquecentesca della cosiddetta Inquisitio in Partibus, all'interno della quale la commissione pontificia incaricata di valutare la santità di San Gargano interroga 19 testimoni della vita di Gargano, di gente che era in vita e che poteva testimoniare rispetto ai miracoli fatti da San Gargano. Tra questi 19 c'è anche la madre, Dionigia Idotti. San Gargano nasce nel 1148, l'anno della seconda crociata, nel paese di Triestino. È figlio di questa famiglia, diciamo non nobile ma nemmeno popolare, una famiglia dove pare che il padre svolgesse attività di notario, e il figlio Gargano viene avviato, come spesso accadeva in quel periodo, alla pratica della cavalleria. Diventa cavaliere e insieme ai suoi compagni si dà a scorribande, razzie, attività disdicevoli, fino all'età di 30 anni, quando improvvisamente, o almeno apparentemente improvvisamente, decide di ritirarsi a vita eremitica, di abbandonare il secolo, di diventare appunto eremita, e siccome non ha niente per fare una croce, conficca la spada nel terreno e da lì la spada non sarebbe mai più uscita. Quindi, come vedete, un topos molto conosciuto, no? La cosiddetta spada nella roccia, di cui poi parleremo meglio dopo. La rotonda viene consacrata nel 1185, quindi a soli 5 anni dalla scomparsa di San Gargano. Poi, come spesso accade in queste circostanze, i primi discepoli di San Gargano e Remita vengono allontanati dall'arrivo di monaci cistercensi, che iniziano a prendere il possesso della rotonda e che cominciano a costruire quello che noi da qua non vediamo, perché è sul lato di là, anzi ne vediamo un pezzo che è questo, che iniziano a costruire il primo monastero. Poi viene aggiunto il pronao, sul quale c'è il simbolo dei Medici, ma apposto molto molto tempo dopo, e delle stranissime sculture sulla chitrave alta, che è materiale di riuso, nessuno sa esattamente che cosa vogliamo dire. Ci sono supposizioni di ogni genere, il ciclo rappresenta un ciclo lunare, ognuno mi dice, come scopriremo, su San Gargano c'è un fiorire di ipotesi di ogni genere, molto avversate locale di Fedeli, però inevitabile, perché la spada nella roccia e tutta la geografia di San Gargano dipingono una figura che ha molti tratti simili al Parsifal di Chrétien de Troyes, che peraltro viene scritto tempo dopo. Quindi si sono scatenati esoteristi di ogni genere, i cultori delle energie sotterranee, perché sostengono che lì sotto passino dei fiumi sotterranei che danno energia all'uomo, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tendenze. Questo è il simbolo dei Medici, e quello io da sempre, quando l'ho visto la prima volta, ho chiamato Dinamite Blanco. Non so se qualcuno si ricorda il fumetto di Dinamite Blanco, lo ricorda tantissimo, con questi baffoni enormi. E questo invece è il vecchio monastero.
il primo monastero cistercense a San Galliano, fra l'altro confermato da dei privilegi di Enrico VI, figlio di Barba Rossa. C'è un privilegio del 1196 che conferma ai cistercensi i possedimenti di San Galliano. Questo è un relè 5 stelle oggi, è il lato posteriore dove si vede chiaramente un elemento addossato alla rotonda di parecchio posteriore. Questa è la cappella degli affreschi, la cappella quadrata, costruita a partire dal 1341 per una donazione e interamente affrescata all'interno da un meraviglioso ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti e della sua scuola. La geografia di Galliano, a parte l'Inquisizio Ipatius, che dovrebbe essere la fonte più antica, ma che però a noi è pervenuta solo in una trascrizione cinquecentesca, il primo libro, il primo testo che ci racconta le vicende di Galliano è la leggenda di San Galliano confessore del frate Rolando da Pisa, cistercense, dei primi del 200, quindi parecchi anni dopo la costruzione della rotonda, e ci racconta che Galliano sogna per tre volte l'arcangelo Michele che lo spinge a diventare eremita, ad abbandonare il mondo della cavalleria. Poi prosegue raccontando che lui ne parla alla madre, la madre cerca di dissuaderlo, non vuole che lui lo faccia, ma un giorno, mentre lui sta andando a trovare la fidanzata Polissena, che vive a Civitella Paganico, e chi è lì sa che non è quasi un trovato, cioè, ma da camminare parecchio, arrivato all'altezza della pieve di Luriano, il cavallo non ne può sapere di proseguire. Ci prova più volte, ma non c'è niente da fare, si ferma a dormire per la notte proprio alla pieve di Luriano, al mattino riparte e di nuovo nello stesso punto il cavallo si riferma. E allora lui capisce che è lì che l'arcangelo vuole che lui diventi eremita. La leggenda prosegue con la narrazione di Galliano che passa sotto un ponte periglioso che potrebbe essere il ponte sulla Mersa, che è il fiume che attraversa la piana, arriva a un cunicolo e ascende in cima a una collina, che è appunto la collina di Montesiepi, là dove è stata costruita la rotonda, e lì, non trovando niente per poter fare una croce, pianta la spada nella roccia e la spada non lì si vede molto bene, e sa Galliano con la spada nella roccia, con la roccia in mano, che la offre all'arcangelo Michele, che gli indica che non è a lui che deve essere offerta, ma alla Vergine Maria, che di cui c'è l'affresco della parete centrale della cappella quadrata. I vescovi dietro, c'è chi dice che fossero il vescovo di Volterra, il vescovo di Siena, ma non è che ci siano conferme assolute in questo senso, però è un corteo di vescovi che segue il Galliano, che porta la spada confitta nella roccia, che San Michele gli indica di offrire alla Vergine. Ma qui si vede molto bene la parte del monastero in alto e l'abbazia di San Galliano per il territorio rappresenta una svolta incredibile, perché loro bonificano un'area che era paludosa e piena d'acqua, svolgono attività agricole e di bonifica, svolgono attività di carattere amministrativo per conto del comune di Siena, diventano veramente importanti perché Siena ha quasi tutti tesorieri che provengono dall'abbazia di San Galliano, sono impegnati anche nella costruzione del Duomo di Siena con le loro maestranze.